Pazienza, ma non mi emoziono, anche se ero in età, però non devo farlo. L'associazione Polizia di Stato, voi lo sapete, è il custode proprio della memoria storica della Polizia, anche se quest'anno festeggiati 172 anni, se ce l'avessimo. Pertanto noi veramente non ci dimentichiamo dei nostri caduti, degli amici, e oggi in modo particolare di Sebastiano. Abbiamo cercato in questi anni di poterlo onorare, ricordare, già dall'87 e poi in avanti man mano con l'aiuto, ma con grande aiuto e affetto da parte del settore Polizia di Frontiera, anche perché Sebastiano era un membro della Polizia di Frontiera. Io sono col collega Antonio, ecco per cortesia, vieni. Noi siamo gli unici superstiti di quel maledetto evento, lo abbiamo vissuto in prima persona, perché eravamo ancora allievi del corso, del 12° corso Polizia di Frontiera 68-69, e con lui al valico era il nostro istruttore. Pertanto i colleghi che ci hanno così, ci hanno sempre aiutato a distinguere il bene e il male, ma comunque avevamo come obiettivo la gestione di un valico e la sicurezza di tutti i cittadini. Bene, quel tragico evento noi lo abbiamo vissuto, perché è stato consegnato a noi, alla scuola, al centro addestramento Polizia di Frontiera. Ventimiglia ha avuto l'onore di avere una scuola di elite eccezionale che dava e formava tutti i poliziotti della frontiera. Oggi è un po' tutto cambiato. Però veramente noi ce lo siamo tenuto per alcuni giorni, e poi mi diceva Antonio, è rimasto un evento, ma ve lo voglio dire, nella curva portando le spalle per andare in stazione era talmente pesante la cosa che Antonio gli si è schiacciato il bottone della giacca e gli ha inciso anche la pelle. È un evento, ma ce lo ricordiamo come se fosse adesso. Pertanto noi abbiamo sempre voluto molto bene a Sebastiano, non vogliamo andare avanti, vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha fatto una mano anche per quanto riguarda in questo momento l'ufficio in cui prestava servizio Sebastiano Carpineta nel 69, quando ahimè fu colpito da un camion che colpì la garritta in cui lavorava e svolgeva il suo servizio normalmente. Che dire, due parole su Sebastiano, anche se ovviamente io ai tempi non ero neanche nato, però mi rendo conto, conoscendo un po' la storia, che parliamo di un periodo storico veramente difficile. E come accennava Sua Eccellenza il Vescovo, in quegli anni lì si immaginava la polizia sulle piazze, la polizia negli anni caldi, gli anni di piombo, ma ahimè questo evento ci dimostra che il servizio delle forze di polizia in generale è un servizio particolarmente delicato e particolarmente rischioso. Quindi qualunque tipologia di servizio è importante, qualunque tipologia di servizio, questo ci insegna, è veramente pericoloso e va fatto con la massima attenzione, va svolto con la massima attenzione. Quindi non solo gli eventi che tutti conosciamo, che possono essere le piazze, possono essere i conflitti a fuoco, possono essere le calamità naturali, che comunque ci impegnano su tutti i fronti, ma anche il servizio normale, il servizio ordinario per un poliziotto, per un appartenente alle forze di polizia, si può trasformare in una tragedia, come è accaduto al nostro collega Sebastiano. Ci siamo conosciuti da tanto tempo e tutte queste manifestazioni al mio fratello, solo per ringraziarlo. E ringrazio tutti i partecipanti, i prefetti, i questori, tutti, perché sono emozionato. E il vescovo, che è un grande nostro amico di famiglia. E a tutti i carabinieri, finanze, tutti quanti. Grazie di tutto cuore. Sono un po' emozionato. Un ringraziamento alla Polizia di Frontiera, a voi per aver organizzato questo bel momento. Il nostro contributo come amministrazione comunale, seppur minimo, c'è di cuore, c'è con determinazione, c'è nel rispetto non solo di persone che hanno perso la vita durante un servizio di lavoro, ma in particolare di chi indossa la divisa. Avete detto bene, Ventimiglia ha la fortuna, dico io la fortuna, di avere tanti agenti in divisa, che sono un valore aggiunto per la sicurezza cittadina, ma è vero, dobbiamo ricordare che rispetto a tante altre mansioni, seppur meritevoli, loro più di altri rischiano la vita quotidianamente. Cambiano le incombenze, cambiano i pericoli, cambiano come dire, i fenomeni da dover debellare, ma comunque dalla frontiera fino al centro città c'è sempre un rischio quando si indossa la divisa.
e quindi questa amministrazione è qui presente anche per significare la vicinanza effettiva al vostro lavoro. Io mi sento parte di questa squadra, unitamente lo voglio citare, alla polizia locale, perché tutti insieme cerchiamo di dare sicurezza ai nostri concittadini e ai turisti che in questa realtà sono per fortuna numerosi. Un saluto a tutti voi, a Sua Eccellenza il Vescovo, al Sindaco, al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alle associazioni combattentistiche d'arma che sono presenti oggi, all'Associazione dei Volontariati e di Volontariato. Voglio in particolare, ecco, portare anche un caro ricordo a nome dello Stato italiano che rappresento e quale autorità provinciale di pubblica sicurezza, alla memoria di Sebastiano Carpineta, che ha avuto la sfortuna di perdere la vita a 24 anni in un tragico incidente. Quindi oggi noi tutti lo ricordiamo e bene ha fatto l'associazione, che ringrazio, nel dedicare questa piazza alla memoria di questo ragazzo che ha perso la vita, come è stato ricordato oggi, durante il servizio, mentre si trovava a svolgere il servizio alla polizia di frontiera per la nostra sicurezza. Io oggi vorrei sottolineare, in un giorno in cui ricordiamo un giovane che è deceduto durante il servizio, vorrei ricordare quanti della Polizia di Stato, delle Forze dell'Ordine, dei Carabinieri, Guardia di Finanza sono morti per servizio e quanti di loro ancora oggi rischiano la vita nelle piazze, rischiano la vita tutti i giorni per garantirci la sicurezza, per garantire i criminali alla giustizia. Bene ha detto il Vescovo, ho apprezzato molto l'omelia che ha fatto, perché ha voluto ricordare il sacrificio quotidiano che svolgono le forze dell'ordine. E questo per noi rappresenta e deve rappresentare un orgoglio e un onore. Guai a chi vilipendi alle forze dell'ordine. Noi cittadini italiani dobbiamo stare vicino a chi indossa una divisa e dobbiamo avere la dignità di rispettarli, di avere rispetto per le forze dell'ordine, perché loro tutti i giorni sacrificano la loro esistenza, mettono a rischio la loro vita per la nostra sicurezza. Ma non solo questo, ci trasmettono anche dei valori. Il valore principale è quello del rispetto della legge, del vivere onestamente. Ci garantiscono, in altri termini, la garanzia dei diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione. Scusate, ho poca voce. E un altro valore che voglio oggi sottolineare ci proviene dall'esempio che ci danno le associazioni combattentistiche d'arma, che ripercorrono, anche dopo aver cessato il servizio, con la loro presenza, ripercorrono quello che è stata la loro dedizione al dovere e lo fanno anche in età avanzata. Questo per noi deve essere motivo di orgoglio, deve essere motivo di onore, deve essere soprattutto motivo di fiducia verso le forze dell'ordine, perché ci danno tanto e ci trasmettono i valori migliori della nostra Italia. Grazie.